Switch Map Audi S3 8P 265 cavalli del 2011. Allora, come funziona? In questo caso l'abbiamo fatto con la spia EPC e sono selezionabili nelle mappe tramite il cruise control. Quindi adesso in questo momento in mappa stock, infatti lampeggia una volta. Nel momento che lo andiamo a alzare, lampeggia due volte e poi lampeggia tre volte. Questo seleziona, la selezione un lampeggio è mappa 1, due lampeggi è mappa 2, tre lampeggi è mappa 3. In questo caso abbiamo messo stock su un lampeggio, stage 1 su due lampeggi, stage 2 su tre lampeggi. Allora, cosa succede? Accendiamola in stock, in questo caso è stock, basta mandare giù sempre. Va in stock, avviamo la macchina. Nel momento che l'avviamo, in questo caso abbiamo i pop and bang sulle mappe quelle di più potenti, quindi di conseguenza acceleriamo, non c'è niente. Torniamo bassi di giri, nonostante non spegniamo la macchina, andiamo su la levetta e passiamo su stage 1 e ci accorgiamo subito che la macchina passa stage 1. Mappa, torniamo giù di giri. Ultima mappa, stage 2 con pop and bang ed anti-lag. Qui sentiamo sempre che la macchina spara, ma ci accorgiamo che c'è anche l'anti-lag perché quando prendiamo la frizione.